Eh sì, è una partita sicuramente speciale perché comunque siamo tanti ex. A Trapani abbiamo trascorso anni importanti, belli, meravigliosi, e quindi naturalmente non può essere una partita come le altre, anche se poi alla fine quello che conta è il risultato e sono i 3 punti che vogliamo portare a casa. Però è normale che non può essere, diciamo, catalogata come una partita normale. In questi casi la domanda è sempre di rito: la sosta ha fatto bene la squadra? Ci voleva? Era necessaria? Per noi sì, in verità abbiamo potuto lavorare bene, abbiamo recuperato, diciamo, quasi tutti i giocatori ed è stata una sosta soprattutto dopo una sconfitta un po' così, è una sosta che ci voleva anche perché venivamo con tutte forze importanti, avevamo qualche infortunio, quindi bene. Dopo un inizio di campionato molto positivo contro avversari forti, arrivano le gare forse più difficili da preparare, quelle in casa e davanti ai propri tifosi dove bisogna costruire il fortino per arrivare alla salvezza. Trapani e Cosenza in casa al prossimo turno. Sono scontri diretti. Siamo squadre che sicuramente lavoreremo per il mantenimento della categoria, quindi sono scontri che valgono doppio. È normale che ci sia un po' di tensione, quella giusta, quell'adrenalina giusta che deve un po' prenderti. E ripeto, sono scontri che valgono doppio perché si gioca con squadre che fino alla fine lotteranno per non retrocedere e noi dobbiamo essere bravi a far valere intanto il fattore campo che è importantissimo per noi, ma dobbiamo anche continuare a lavorare per quello che è la nostra fisionomia, il nostro modo di essere, il nostro modo di stare in campo.